In questa puntata sono pronte a volare. Sono 20 startup italiane che si sono raccontate nel tempio della finanza, perché le buone idee hanno bisogno anche di risorse adeguate per crescere. Dario Polli, professore al Politecnico di Milano, ha fondato Nireos con alcuni colleghi, startup pronta a produrre macchine fotografiche che usando la luce possono leggere proprietà chimiche e fisiche dei materiali, inclusa la pelle. Fotografando con gli infrarossi il colore dei nei, sarà possibile ad esempio sapere se un neo è benigno oppure no, ma le applicazioni di questa tecnologia possono essere infinite. Noi potremmo montare il nostro sensore su un drone e ad esempio osservare un campo e vedere dove serve irrigarlo. Oppure possiamo analizzare il latte che ci danno al bar per sapere se è un latte di mandorla oppure di riso, perché magari uno è allergico al latte di mandorla. Oppure possiamo pensare di riciclare le plastiche in maniera più innovativa. Ecco, tutte queste applicazioni possono fare analizzando i colori della luce, che i nostri occhi vedono magari solo nel visibile, invece nell'infrarosso si può vedere qualche cosa di più. Ricercatori e creativi di successo da start-up per Dario e Laura hanno però un problema, o meglio il problema, crescere, perché dopo il primo lancio economico e mediatico non è scontato che si sopravviva. È per questo che 20 fra le migliori start-up italiane sono state invitate ad un business match in borsa, organizzato da Bocconi e Politecnico di Milano. Lo hanno chiamato Be Ready to Fly, essere pronti a volare, in platea ad ascoltare aziende e potenziali partner. Adesso abbiamo bisogno della validazione, dobbiamo cioè trovare esattamente quella che noi chiamiamo la killer application, cioè il settore dove veramente stanno aspettando con ansia noi, e noi diciamo eccoci, siamo pronti. Per Nireos il primo abboccamento è americano con la banca Citigroup. Sono rimasto molto colpito dal fondatore dell'azienda, spiega Vala Vakili di City Venture, dalla profondità della ricerca e dall'ampiezza di possibilità di applicare la tecnologia proposta e finora non troppo esplorata. Con lo scambio delle business card, il cerchio sembra chiudersi. Allora, in bocca al lupo.